La città che era cara al nostro amico è sempre la stessa. C'è qualche cambiamento, ma cose da poco. Hanno messo dei filobus, hanno fatto qualche sottopassaggio. Non ci sono cinematografi nuovi. Quelli antichi ci sono sempre, coi nomi di una volta, nomi che ridestano in noi a ripeterli la giovinezza e l'infanzia. La natura essenziale della città è la malinconia. Il fiume, perdendosi in lontananza, svapora in un orizzonte di nebbie violacee che fanno pensare al tramonto, anche se è mezzogiorno. E in qualunque punto si respira quello stesso odore cupo e laborioso di fuliggine e si sente un fischio di treni. La nostra città rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, all'amico che abbiamo perduto e che l'aveva cara. È, come era lui, laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e testarda. Ed è nello stesso tempo svogliata e disposta a oziare e a sognare. Thank you.
L'amico misurava la città col suo lungo passo, testardo e solitario. Si rintanava nei caffè più appartati e fumosi. Si liberava svelto del cappotto e del cappello, ma teneva buttata attorno al collo la sua brutta sciarpetta chiara. Riempiva fogli e fogli della sua calligrafia larga e rapida, cancellando con furia, e celebrava nei suoi versi la città. Questo è il giorno che salgono le nebbie dal fiume, nella bella città, in mezzo a prati e colline, e la sfumano come un ricordo. Il nostro amico viveva nella città come un adolescente e fino all'ultimo visse così. Le sue giornate erano, come quelle degli adolescenti, lunghissime e piene di tempo. Sapeva trovare spazio per studiare, per scrivere, per guadagnarsi la vita e per oziare sulle strade che amava. E noi, che annaspavamo combattuti tra pigrizia e operosità, perdevamo le ore nell'incertezza di decidere se eravamo pigri o operosi. Non volle per molti anni sottomettersi a un orario d'ufficio, accettare una professione definita, ma quando acconsentì a sedere a un tavolo d'ufficio, divenne un impiegato meticoloso e un lavoratore infaticabile, pur serbandosi un ampio margine d'ozio. Consumava i suoi pasti velocissimo, mangiava poco e non dormiva mai. Era qualche volta molto triste, ma noi pensammo per lungo tempo che sarebbe guarito di quella tristezza quando si fosse deciso a diventare adulto. Diventare adulto. Perché ci pareva la sua una tristezza come di ragazzo. La malinconia voluttuosa e svegata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Thank you.
No, senti, è una progressione, eh? È una progressione continua, senti un po' qua. 30 maggio 50. Effettivamente, La Luna e i Falò è il libro che mi portavo dentro da più tempo e che ho più goduto a scrivere, tanto che credo che per un pezzo, forse sempre, non farò più altro. Non conviene tentare troppo gli dèi. Non conviene tentare troppo gli dèi. Poi un mese dopo dice, questa frase che è pazzesca, vivere senza scrivere, non vivo. 18 agosto, quindi ultimissimi giorni, sono le ultime cose che ha scritto che sono state pubblicate sul Mestiere, dice così, tutto questo fa schifo, non parole, un gesto, non scriverò più. Eh sì. Emanuela, sì, Emanuela l'ho sentita, bene, arriva domani, ci vediamo, sì, per il catalogo, sì, sembrava contenta, sì, interessata anche, certo, la cosa le interessa, ma sa poi, è anche un'amica, ok, ciao. Qualche volta la sera ci veniva a trovare. Sedeva pallido, con la sua sciarpetta al collo, e si attorcigliava i capelli o sgualciva un foglio di carta. Non pronunciava in tutta la sera una sola parola, non rispondeva a nessuna delle nostre domande. Poi, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava. Umiliati, noi ci chiedevamo se la nostra compagnia l'aveva deluso, o se aveva cercato accanto a noi di rasserenarsi e non c'era riuscito, o se invece si era proposto semplicemente di passare una serata in silenzio, sotto una lampada che non fosse la sua. Conversare con lui d'altronde non era mai facile, nemmeno quando si mostrava allegro. Ma poteva essere un incontro con lui anche composto di rare parole, tonico e stimolante come nessun altro. Diventavamo in sua compagnia molto più intelligenti. Ci sentivamo spinti a portare nelle nostre parole quanto avevamo in noi di migliore e di più serio. Buttavamo via i luoghi comuni, i pensieri imprecisi, le incoerenze. Vado a trovare i miei, la casa della mia adolescenza. Lì ci sono dei libri che avevo a suo tempo. Trovo Le piccole virtù di Natalia Ginzburg e lo porto a casa. La sera, a casa mia, mi capita così, istintivamente di aprire e di rileggere Il ritratto di un amico. E lì provo la stessa emozione che avevo provato 20 anni prima, a tal punto che sento che quel testo mi chiama, no? E chiede di essere letto di nuovo. Penso che deve essere fatto qualcosa e questo qualcosa è una performance, anzi una reading performance, una lettura ad alta voce davanti a qualcuno. E potrebbe essere una tappa di un ragionamento sull'identità, sulla memoria, sul andare a riprendere le file di una storia di qualcun altro. Mi viene in mente a proposito il racconto di Karen Blixen, che racconta la storia di un uomo che di notte a un certo punto ascolta un rumore, esce e si accorge che c'è una falla, sta entrando dell'acqua, e cerca di porre rimedio alla situazione. E lo fa affannosamente, in maniera piuttosto disordinata, al buio, completamente al buio, non vede assolutamente niente. E cerca di mettere della terra qua e là per ripristinare l'ordine. Dopodiché riesce a svolgere questo compito e torna a dormire. La mattina dopo si affaccia, esce di casa, va a vedere che cosa era successo e si rende conto solo a quel punto che quei passi che aveva compiuto in maniera disordinata, casuale, assolutamente casuale, in realtà tracciano un disegno, e un disegno estremamente preciso. E questo disegno è il corpo di una cicogna. Perfetto, questo lo mettiamo nel catalogo, perché... E potrebbe essere punto di partenza? Direi di sì, perché questa storia che mi racconti c'entra con questa performance, perché io vado a fare una lettura in questa stanza, nella stanza dove Pavese si è ucciso, non in un altro luogo. Quindi è importante che il luogo terminale, no, di una persona, in questo caso diventi, contribuisca, diciamo così,
a tracciare il disegno complessivo di un'esistenza, per cui è perfetto. Però ti dirò, mi viene anche un dubbio. Studiando un po' Pavese in questi giorni, mi è capitato di leggere un pezzo in cui Pavese dice che tutto il lavoro creativo che uno fa, tutta la fatica, no? Creativa che uno mette in moto, quando gioca fino in fondo tutto se stesso, può succedere che, come dire, questo lavoro, tutto questo lavoro, non venga accolto da un gesto umano, da una parola. E allora in questo caso si apre una sorta di deserto, si crea una morte quasi anticipata. Si era creato con gli anni un sistema di pensieri e di principi, così aggrovigliato e inesorabile, da vietargli l'attuazione della realtà più semplice. E quanto più proibita e impossibile si faceva quella semplice realtà, tanto più profondo in lui diventava il desiderio di conquistarla, aggrovigliandosi e ramificando come una vegetazione tortuosa e soffocante. Non fu per noi un maestro, pur avendoci insegnato tante cose, perché vedevamo bene le assurde e tortuose complicazioni di pensiero nelle quali imprigionava la sua semplice anima. E avremmo anche noi voluto insegnargli qualcosa, insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile. Ma non ci riuscì mai di insegnargli nulla, perché quando tentavamo di esporgli le nostre ragioni, alzava una mano e diceva che lui sapeva già tutto. Aveva negli ultimi anni un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri, ma conservò fino all'ultimo, nella figura, la gentilezza di un adolescente. Prima di farla finita, Pavese aveva in realtà già saldato i conti con la letteratura. E li aveva saldati quando si era reso conto che la sua esperienza era ormai conclusa perché non aveva più forza innovante. Una volta giunto con la luna e il farò allo stesso punto in cui anni prima si era trovato perfettamente padrone della meccanica del verso di lavorare stanca e non avendo più un'altra strada come la prosa e la narrativa ancora da percorrere, comprese che la sua sperimentazione era finita. Pronto, Laura? Ciao, sono io. Come stai? Abbastanza bene. Ma io qua sono a studiare, tra l'altro. Sto imparando un sacco di cose nuove su Pavese. Senti un po', per esempio, secondo te chi l'ha detto questo? Il mestiere di vivere non è da leggere. Deprime la figura di Pavese uomo. Non è un libro da leggere. No, chi l'ha detto? Laiolo, eh? Laiolo, pensa un po'. Anni 50, Davide Laiolo. Sì. Decadenti, irrazionali, tutte queste cose qua. Invece, sì, senti qua. Questo invece l'ha detto Massimo Mila, questa è molto bella. Sempre a proposito del mestiere di vivere. Questa apologia della vita privata è la preziosa lezione di empirismo e di concretezza che Pavese ci propone. Un empirismo individualistico. Empirismo per cui la realtà comincia e finisce nell'uomo. Notevole, eh?
Senti, ma lo sai che nella notte, no? Nel corso della notte, qui da questa stanza, d'agosto, 25 agosto, tra sabato e domenica, lui ha fatto sei parecchie telefonate, sì, sì. Lo sapevi che aveva chiamato anche la Pivano? La Pivano, sì. Deve essere stata giovane, sì, molto giovane. No, tu pensa, sì, sì, pensa che deve essere stato a Torino ad agosto, 25 agosto, un deserto totale, puoi capire. No, io bene, bene, direi, abbastanza, sì, 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 c'è già il comunicato stampa e sembra che stia andando tutto a posto. E non so quanta gente verrà, non lo so, ma sì, può darsi, speriamo. Sì, anch'io sono stanco, ok? Sì, sì, meglio. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao bella, ciao, ciao. Per dipendere un po', chi vuole scassinare? Vai a Romanino. Pazzesco. Dimmi un po', ragazza misteriosa. Anche tu una notte mi hai cercato, una notte molto più drammatica della mia. Cosa, cercavi di me o cercavi di Nene? Cercavo te. Perché? Guarda, non mi deludere, mi dico quello che penso. Posso dire soltanto la verità. Volevo che tu distruggessi il mio ricatto, come io ho distrutto tutte le mie fotografie. Volevo cancellare proprio tutto di me. Ecco, è quello che pensavi? No, gli uomini sono vanitosi. Non lo sapevi, vero? Molto facile a credere a qualunque cosa. Persino che una bella ragazza come te si sia segretamente innamorata di un tipo come me. E tu credi che quando una è innamorata può ammazzarsi? Quando ci si ammazza? Tanto per regolarti, perché può darsi benissimo che abbia sintomi addosso. E non me ne accorgo, no? Rosetta, io devo dirti la verità. Quale? Io non ho bisogno di nessuno. Ciao amore, come stai? Bene? Mi fa piacere. Ma io oggi, insomma, una giornata un po' strana. No, ti chiamo perché così oggi prendo il giornale e leggo una cosa che mi riguarda. Allora, prima c'è sulla pagina della cultura, no? Dopo la pagina della cultura nazionale, c'è una lettera delle nipoti di Pavese che, insomma, molto civile, devo dire, molto civile, dove parla, scritta anche bene, insomma, dove si dice che manifestano la loro preoccupazione perché la performance possa diventare qualcosa di scandalistico e così di non adatto, no? E vabbè, si può capire, in fondo, poi sono scritta bene. Quello che è incredibile è che sotto c'è un articolo, pensa che si intitola Vampiri abusivi. Sì, sì, vampiri abusivi. Non lo sapevi, non lo sapevi che avevi un vampiro in casa. È pazzesco. Senti, no, ti leggo alcuni pezzi. Sì, ti leggo alcuni pezzi.
Chi l'ha scritto? No, non te lo dico. So, è una persona importante, eh? Una persona molto importante. Non me l'aspettavo di suscitare questa attenzione. Eh? È una persona importante. Lo leggi, compri il giornale oggi e lo leggi. Ti leggo intanto, ti anticipo questi due passaggi. Senti, dunque, un recital si terrà nella camera d'albergo dove Pavese si uccise. Ecco, corrono tempi distratti e soffocanti nei confronti della lettura di un libro che duri al di là di una moda o di una stagione, che ambisca ad essere letteratura. E poi senti qua. Tutti i diversivi spettacolari e abusivamente promozionali che vampirizzano un corpo già esausto dovrebbero pertanto essere respinti con forza. Assassinano un libro e uno scrittore. Figuriamoci quando si ha la bella trovata di aggiogarli al carro della morte, di puntellarsi al più perituro dei loro ammaestramenti. Incredibile, eh? Non c'è bisogno. No, non c'è bisogno dell'analisi. No, no, basta comprare il giornale per capire chi sei, eh? Pazzesco. Ma non lo so cosa farò adesso, sono un po' confuso e non lo so, non ho nessun tipo di idea chiara in questo momento. Sì, probabilmente non si farà. Eh no, non si farà, credo proprio di no, mi sembra ormai così inutile, no? A questo punto. Ma non lo so, non lo so, ho le idee veramente un po'... Sono spiazzato, diciamo, perché insomma è una cosa del tutto inaspettata. Sì. Sì. Sì, leggilo, leggilo tutto. Leggilo tutto, così poi mi dici. Ok. No, ci risentiamo quando... Sì, quando ho le idee più chiare. Mm? Sì, è meglio, ok? Ciao. La nostra città d'estate è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza. Il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo. Non c'era nessuno di noi. Scelse per morire un giorno qualunque di quel torrido agosto e scelse la stanza di un albergo nei pressi della stazione, volendo morire nella città che gli apparteneva come un forestiero. Pronto? Sì, sono già le 8? Grazie.